Lezione: quanto e quando si guadagna con il dropshipping? Quanto e quando si guadagna? Allora, la prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione è semplicemente che stiamo facendo un business, ok? Stiamo iniziando un'attività, come può essere un'attività quella di un ristorante, come può essere l'attività quella di un bar, qualsiasi attività o un negozio. La differenza è che il nostro business di dropshipping è al 100% online. Quindi noi non andiamo nemmeno a comprare i prodotti in precedenza. Allora, la prima cosa, primo dato fondamentale da capire, lo mettiamo in rosso perché lo consideriamo negativo, ma non è negativo, ok? Business. Quindi è un'attività. Non è un gioco, ragazzi, non è un gioco. Non è un gioco come molti vogliono farvi credere. Non è assolutamente un gioco, è un'attività seria che va sviluppata dalla A alla Z per generare guadagni e portarvi a farvi guadagnare anche online passivamente ad un certo punto. Sicuramente all'inizio non è passivo, c'è bisogno di lavoro, ma successivamente al 100% si può automatizzare il business e creare un guadagno quasi passivo al 100%, ok? Ora, abbiamo detto è un business, quindi bisogna sempre calcolare che ci sono delle problematiche che possono nascere, ma soprattutto delle soluzioni che si possono creare, ok? Da quei problemi. Allora, prima di tutto, quando si guadagna? Quando? In verità è molto semplice. Noi in dropshipping andiamo a semplicemente a vendere un prodotto di un'altra persona e il nostro margine di guadagno sarà dato dalla differenza tra quanto noi vendiamo, quindi dal prezzo di vendita, e quanto ci costa il prodotto più il costo della pubblicità, ok? Quindi noi abbiamo il nostro profitto che sarà uguale a prezzo di vendita meno il costo prodotto più il costo ads, ok? Il costo dell'advertising. Quindi quanto ci costa il prodotto e quanto ci costa la pubblicità. Quello sarà il nostro profitto. Sono gli unici costi che abbiamo praticamente perché è tutto online. Quindi non abbiamo altri costi, non abbiamo costi di magazzino, non abbiamo costi di inventario, non abbiamo costi di nessun tipo. Ok? Quindi fondamentale da capire questo perché è la base del dropshipping, è quello che regge tutto il modello di business che ci può permettere di guadagnare grazie al modello di dropshipping. Ora, quando? Quando è una domanda molto 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 interessante, allo stesso tempo non è facile perché dipende da una miriade di fattori diversi, prima di tutto come sta facendo dropshipping, ok? Se hai strutturato il tuo negozio dropshipping bene oppure male, se sta facendo errori all'interno del tuo marketing, se stai per esempio vendendo un prodotto che non è vincente, quindi ci sono diverse variabili da prendere in considerazione, ma se tu fai tutto quello che ti dico di fare in Montana Dropshipping Formula e soprattutto prendi qualcosa che già funziona, lo modelli, lo migliori, ti vai a prendere una fetta di quella torta, lo vendi in diversi paesi, puoi fare diverse cose, a quel punto il margine di fallimento si abbassa drasticamente. Non dico che avrai successo al 100%, ma al 99% sì, perché semplicemente ti insegno a prendere un prodotto che già vende, ok? Quindi
Facciamo un esempio classico. Noi andiamo a prendere un prodotto che ci costa, ok? Esempio, dropshipping, ok? Dropshipping, esempio. Andiamo a prendere un prodotto che a noi costa, costo del prodotto più la pubblicità, quindi costo totale, cioè più la spedizione, anzi, perché la pubblicità è un costo esterno al prodotto, quindi il costo solamente del prodotto compresa la spedizione sarà uguale a, per esempio, 10 euro. Facciamo un esempio, ok? Prodotto cinese, 10 euro è normale, è un prezzo che ci sta. Quindi avremo un costo totale del prodotto 10 euro. Il nostro prezzo di vendita sarà invece di 10 euro. Io consiglio nel programma avanzato di venderlo almeno a 3 volte il prezzo che tu lo paghi, minimo 3, ok? Perché ricordatevi che i margini regnano sovrani, quindi tu devi vendere il prezzo più alto possibile, ok? Aumentando i margini di profitto attraverso il tuo prezzo di vendita, ok? Quindi suggerisco 3, ma può essere anche 4, 5, dipende dal prodotto, se il prodotto comunque sembra costoso, ok? Questo è fondamentale da capire, ragazzi. Quindi se il nostro prezzo di vendita, per esempio, lo mettiamo, possiamo mettere 35. 35 euro. A questo punto abbiamo un margine di 25 euro. Quindi questo è il nostro margine senza aver calcolato la pubblicità, perché la pubblicità può essere Facebook Ads, può essere Instagram Influencer Marketing, può essere diverso, cioè un diverso social media, può essere tante cose, ok? Può essere anche che magari voi fate pubblicità, magari passaparola e qualcuno vi compra il prodotto e fate 25 euro netti così. Però in generale si inizia con i Facebook Ads. Ora, i Facebook Ads, come vi insegno io nel programma avanzato, dovete andare a prendere un video che già funziona, ok? Quindi attraverso e creare una pagina prodotto, quindi una sales page o comunque una landing page di vendita che essenzialmente andrà a convertire il numero più alto di persone possibile. Quindi il tasso di conversione deve alzarsi. Come si fa ad alzare? Grazie alla pagina prodotto e grazie anche al marketing iniziale, ovvero grazie a il video ads, ok? Che su Facebook, specialmente per prodotti in dropshipping, funziona alla stragrande, ok? Anche le immagini, però, dipende dal tipo di prodotto, solitamente è il video ads che va a far convertire di più, ok? Perché spiega le caratteristiche del prodotto. Ma questo qua lo spieghiamo meglio nel programma avanzato Montana Dropshipping Formula. Allora, abbiamo 25 euro di margine. Mettiamo esempio che noi iniziamo spendendo, per esempio, 5 euro, 10 euro, 10 euro al giorno di Facebook Ads. Cosa succede? E facciamo due campagne. Due campagne a 5 euro, 5 e 5, ok? Quindi abbiamo il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, quarto giorno, quinto giorno, ok? 5 e 5, quindi ogni giorno spendiamo 10 euro. Cosa succede? Allora, in teoria, come vi insegno io, il primo giorno già dovreste ottenere vendite, già da subito, ok? Se non ottenete vendite il primo giorno, magari lo ottenete il secondo, cioè 5-5. Quindi qua magari otteniamo 0 vendite. Qua otteniamo magari una vendita, da per esempio questo ad. 1, qua 0, 0, 0. Abbiamo ottenuto una vendita a 35 euro con 25 euro di profitto. Quindi in questo caso abbiamo pagato 20 euro
Abbiamo ottenuto 5 euro di profitto. E 20 euro di pubblicità, soprattutto in Italia, ragazzi, sono tanti. Voi calcolate che il CPM in Italia è sotto 5 euro, quindi con 5 euro, ma molto meno, anche 2-3, dipende dalla nicchia di mercato, cioè con meno di 5 euro voi raggiungete 1000 persone, fate vedere la vostra inserzione a più di 1000 persone, ok? Quindi questo è fondamentale da capire, perché più voi spendete, e prima sapete che cosa sta andando, che cosa funziona, cosa non va bene, cosa bisogna cambiare, modificare, eccetera, eccetera. Quindi questo ti fa capire esattamente cosa succederà. Poi mettiamo caso che qui teniamo un'altra vendita. Lasciamo andare questa, a questo punto il terzo fa un'altra vendita. Il terzo giorno noi avremo tre vendite, anzi facciamo che ne fa una pure qua. Quindi quest'ad inizia a vendere al terzo giorno, questo qua continua a vendere 5-5, quindi avremo due vendite oggi, avremo portato a casa 35 euro, 70 euro totali, 50 euro netti, spendendo però 10 euro, ok? Quindi qua abbiamo speso 10, qua abbiamo speso 10, qua abbiamo speso 10, qua abbiamo speso 10 anche, spenderemo, e qua altri 10. Ok, anche qui in questo caso magari abbiamo quarto giorno 0 vendite, qua magari questa campagna va perché sta andando veramente forte, e poi magari qua avremo così, quindi una vendita sopra la campagna sopra e 0 vendita quella sotto, comunque avremmo ottenuto in totale 2 vendite per questa inserzione e 3 per questa sotto, ok? Quindi abbiamo speso la bellezza di 50 euro in questo esempio. Vi spiego più o meno come funziona l'algoritmo di Facebook, così capite come regolarvi con le prime campagne e successivamente. Quindi avremo la bellezza di abbiamo detto 1, 2, 3, 5 vendite. 5 vendite per 25 sono ok, 125 euro di profitto, perché è sempre il profitto, dovete vedere, calcoliamo questo per 5, 125 meno 50 euro di Facebook. Quindi abbiamo fatto in 5 giorni 75 euro netti. Ok? E questo è l'inizio. Quindi quando si guadagna? Potenzialmente subito. Quindi abbiamo spiegato quando. Quello che invece dobbiamo spiegare è quanto. Ora, una volta che tu riesci a ottenere questo sistema di vendita e di guadagno in maniera continuativa per diverse settimane, vuol dire che il sistema funziona. Ok? E non hai investito cifre grandiose, anzi, hai investito poco e hai già guadagnato. Quindi, perché non investire più se già funziona tutto il processo? Tutto quello che tu guadagni lo rimetti dentro la ruota e nasce così l'effetto che a me piace definire palla di neve. Ok? Prima è così, poi è così. Poi è così, poi ingrandisce sempre di più, ok? Il guadagno va a svilupparsi in base a tutti i soldi che rimetti dentro, ok? Che continui a mettere all'interno del tuo business, perché è un business, ragazzi, non ve lo scordate mai, va bene? A questo punto il pixel di Facebook andrà a imparare sempre di più, andrà a capire che tipo di audience, che tipo di pubblico comprerà da voi, dal vostro sito e-commerce, Shopify, dropshipping, quello che c'avete, e capirà col tempo, con i dati soprattutto, non tanto con il tempo ma con i dati, le persone che comprano da voi e le persone che non comprano da voi. Quindi andrà a selezionare man mano che guadagna dati, guadagna appunto informazioni, eccetera, eccetera, andrà a mostrare le vostre inserzioni alle persone che più facilmente compreranno da voi. Ok? Quindi
Quindi questa era la lezione su quanto e quando si guadagna. Quanto dipende solamente da quando, il quanto dipende da quando voi iniziate a guadagnare, a quel punto dovete scalare, dovete taglia. Ecco. Dovete. Sto strozzando. Dovete prendere la creative, il prodotto, quello che sta funzionando e aumentare il budget, duplicare, provare nuove creatives, creare nuove creatives pure. E quindi è tutto un rapporto ciclico che va a svilupparsi con Facebook principalmente, che è lo strumento numero uno per scalare. Poi c'è anche Google, c'è anche YouTube, TikTok, Pinterest, ma Facebook è il numero uno. Non perché mi piace, ma perché è così.